apriamo un'altra parentesi che è quella legata alla notizia che vi avevamo dato di queste due papabili candidate nel calendario del prossimo anno del campionato Pirelli. Fra Maremma e Valdinievole non sarà nessuna delle due inserita nel contesto delle cinque gare, perché sembra che a spuntarla sia stata una gara del piemontese. Non sappiamo ancora quale sarà la gara, ma sappiamo, avevamo lanciato l'indiscrezione che era proprio la volontà di Pirelli di inserire una gara del Nord Italia. Complimenti, come dicevamo, a chi ha vinto un trofeo nell'IR Cup la scorsa settimana. Parlo di Michele Rovatti, vincitore del trofeo Renault Clio, di Lorenzo Ancillotti che si è portato a casa la classe K10 e di Corinne Federighi che si è per la terza volta elevata come campionessa italiana a livello femminile. Due volte lo ha fatto nel campionato italiano rally, quest'anno lo ha fatto nell'IR Cup dove c'è stata una grande concorrenza. Bene, praticamente è andato come un treno, esattamente, il buon Gabriele Michi ha fatto tutto lui, è partito alla grande, lancia in resta e così abbiamo già esaurito 4 dei 5 punti del nostro Parliamone. C'è rimasto l'ultimo, IRC, il titolo di Rossetti che ha dominato questa stagione. A te la parola. Ha dominato, poteva perdere forse solamente lui in questo caso, possiamo dire, perché... Poi alla fine si parla di un grande pilota, un professionista contro dei buoni dilettanti. Questo comunque non deve sminuire quello che è stata la stagione di Luca Rossetti, anche perché aveva comunque una vettura inferiore a quelle tante World Rally Car che sono sempre state al via nel campionato IR Cup. Per cui poi ha fatto vedere quello che sa fare, che lo sa fare molto bene, e questo rafforza sempre più, non soltanto in me ma in tutti gli appassionati di rally, la convinzione che è veramente l'anello mancante del campionato italiano rally. Perché un campionato italiano rally quest'anno, immaginiamocelo con dentro Luca Rossetti, con dentro anche Gian Domenico Basso. Immaginiamocelo. Che invece uno ha preferito andare per lì di stranieri, nell'europeo, e l'altro invece... Nella Ter Series, che è un ibrido. È un bel campionato che poi non è riconosciuto ancora FIA al 100%, però... è comunque andato all'estero e Luca Rossetti non ha trovato in questi ultimi tempi, in questi ultimi anni, il budget idoneo per chiudere una stagione seria, per poter correre in un campionato italiano comunque ad armi pari con piloti come Paolo Andreucci, con i quali ha battagliato quando c'è stato, e con anche gli altri, con Campedelli, con Scandola, eccetera. Si spera che questa vittoria a Luca Rossetti gli abbia o gli possa aprire delle porte o delle finestre per l'anno prossimo, come magari... Ed avere le chance per continuare a proseguire la sua carriera. Come si auspica che possa rientrare anche Gian Domenico Basso.